Siamo a discutere di un argomento più volte affrontato in quest'Aula proprio grazie alla Lega Nord, ovvero il tanto odiato, vituperato e da sottoscritto non pagato canone RAI. Noi da anni sosteniamo quanto sia assolutamente ingiusto, iniquo, fare subire questa tassa ai cittadini italiani e soprattutto sottolineiamo quanto sia ingiusto che gli sprechi del carrozzone RAI vengano pagati dai cittadini meno abbienti, dalle classi sociali meno povere. Purtroppo, ancora una volta, avete dimostrato di essere sordi alle nostre richieste, ovvero quello di introdurre perlomeno un principio di equità nell'imposizione fiscale, perché si tratta di una tassa di possesso, quindi è erroneo, è completamente sbagliato, fuorviante, falso dire che si tratta di un abbonamento che presupporrebbe un servizio, si tratta di una tassa di possesso sull'apparecchio televisivo. Questo governo, voi, alla presunzione del possesso dell'apparecchio avete aggiunto il fatto che ci sia l'apparecchio nel caso in cui c'è un contratto con un fornitore di energia elettrica, ma rimane il fatto che è una tassa di possesso. Quindi lasciamo stare tutte le baggianate che sento sul fatto che è un abbonamento, quindi è legato a un servizio pubblico, nient'altro che falsità. Stiamo parlando di una tassa di possesso che evidentemente voi, per cercare di aumentare la platea delle persone colpite, dei cittadini colpiti, vedendo che in Italia ci sono quasi 30 milioni di utenze elettriche di due, quelle sotto ai 3 kW, contro i circa 24 milioni di abbonati alla RAI, avete fatto subito i conti e avete detto: beh, ci sono, ballano 5-6 milioni di cittadini, moltiplichiamo 100 euro per quei 5-6 milioni e aumentiamo il gettito della RAI e quindi ci sfreghiamo le mani. Allora, il punto fondamentale è che lo strumento è sbagliato. Perché se si parla di un'imposizione, e la Costituzione su questo è estremamente chiara, se si tratta di un'imposizione fiscale ci deve essere la progressività. E allora noi troviamo che sia immorale, immorale fare pagare il carrozzone RAI al pensionato. È immorale far pagare il carrozzone RAI a chi è in difficoltà. È immorale far pagare i 600.000 euro a Bobo Vieri per la partecipazione a Ballando sotto le stelle al pensionato. Non sta né in cielo né in terra. Ed è anche altrettanto immorale che voi facciate pagare questi 100 euro a chi oggi è in difficoltà, magari è buttato fuori di casa, magari vive in macchina, per mantenere una RAI che ha un patrimonio di 12 miliardi di euro. Patrimonio immobiliare di 12 miliardi di euro. A Sassari, signor sottosegretario, ci sono 7 dipendenti che lavorano in 1100 metri quadri. A Firenze ci sono 132 dipendenti che hanno cada uno 140 metri quadri a disposizione. A Napoli c'è un auditorio finito nel 2012, che non è ancora stato utilizzato. La Corte dei Conti ha indagato su quello. Le associazioni dei consumatori hanno denunciato il fatto che ci sia un auditorium con 800 posti per gli spettatori e la RAI affitta spazi esterni per le sue produzioni. È uno scandalo che voi abbiate il coraggio di venire in aula a parlare di canone RAI, imposto alle fasce più deboli, imposto ai disoccupati, imposto a coloro che oggi hanno enormi difficoltà e vivono in macchina quando c'è questa sconcezza. È uno scandalo. Noi abbiamo chiesto più e più volte, anche quando eravamo al governo con quelli che mi stanno qua a sinistra, più volte abbiamo chiesto ai colleghi di Forza Italia, che non a caso
sui quali il governo ha espresso parere favorevole alla mozione di Forza Italia e di Verdini, che voterà a favore della mozione della maggioranza. Lo sottolineo perché poi molti mi chiedono: ma come, quando voi eravate al governo non avete cancellato il canone RAI? Noi al governo abbiamo presentato più e più volte gli emendamenti in aula, ci è stato chiesto più volte di ritirarlo, e il sottosegretario qua presente, e noi li abbiamo mantenuti, li abbiamo votati, col rischio di mandare sotto il governo, e alcune volte ci siamo andati anche molto vicini, e purtroppo il più delle volte la ciambella di salvataggio è stata gettata proprio dal centro-sinistra, che è il partito RAI in questa aula, dal centro-sinistra che vive dalla RAI, vive tanto quanto il centrodestra del conflitto di interessi per quanto riguarda il servizio pubblico televisivo. E questo è un dato di fatto, perché quante volte, e chi è qui e ha onestà intellettuale di ricordarlo, quante volte quando noi abbiamo presentato i nostri emendamenti per cancellare il canone RAI, ma non solo per cancellarlo tout court, abbiamo fatto anche un passo in più, facendoci anche violenza, abbiamo detto: mettiamo un principio di proporzionalità, inseriamolo in una tassa che perlomeno corrisponda al reddito dei cittadini. Io più ho, più contribuisco a pagare lo stipendio o dei dirigenti, e ricordo che la proporzione dei dirigenti RAI, anche questo è molto significativo, 700 dirigenti abbiamo in RAI. Anzi, o meglio, 700 dirigenti avete messo in RAI, visto le ultime nomine, contro i 120 di Sky e i 350 di Mediaset. Se poi guardiamo i giornalisti, i 1750 giornalisti, a Sky sono 181 e a Mediaset 300. Se poi però andiamo a vedere lo share, ok, perché molto spesso mi viene giustificato l'emolumento, il numero di dirigenti, il numero di giornalisti con la grande qualità del servizio pubblico. A parte il fatto che vorrei sapere qui dentro chi si sintonizza su Rai News o chi guarda Sky TG24. Mi piacerebbe fare questo piccolo sondaggio per vedere poi il vostro indice di gradimento sul grande servizio pubblico. Ma al di là di questo, guardiamo lo share di Telenorma. Mi sono andato proprio stamattina a verificare Telenorma, sì, il TG di Telenorma fa lo 0,1%, il Rai News fa lo 0,61%. Basta questo per dirvi quanta è la qualità che ci fate pagare, cioè pare a zero quella che fate pagare. Ma finché la fate pagare a me, ai miei colleghi, ci può stare, va bene. Ma quando la fate pagare a chi non può sopportare questo carico, perché stiamo parlando di 100 euro che oggi arriveranno in modo indistinto a tutti coloro che hanno una bolletta elettrica, e soprattutto lo fate anche in un modo viscido. Qual è sempre stato il comportamento dello Stato nei confronti del cittadino consumatore e in questo caso del cittadino utente televisivo? Perché è viscito il comportamento. Voi sapete che la RAI è stata più volte condannata, sia dalla privacy. A me fa piacere sentire qui il sottosegretario che parla di tutela della privacy. Ma se la prima a essere condannata per la violazione della privacy sistematica è la RAI, che continua a mandare delle lettere fuorvianti, delle minacce ai cittadini che non pagano il canone RAI, turlupinandoli e raggirandoli, perché questo è quello che fa sistematicamente la RAI, o almeno ha fatto sistematicamente fino al 31 dicembre 2015. Quindi non mi venga a parlare di rispetto della privacy, perché la RAI è la prima che va a prendere le banche dati dall'Agenzia delle Entrate, dei comuni, intreccia i vari dati per arrivare alla fine a mettere le mani nel portafoglio della povera gente. E allora noi siamo qui per ribadire un concetto che è fondamentale, che dovrebbe vedere sensibili tutti, soprattutto le sinistre. Io capisco che qui a centrodestra i colleghi di Forza Italia e Mediaset devono tutelare altre cose, però stranamente poi quando devono tutelare Mediaset votano esattamente la stessa cosa di quelli che devono tutelare la RAI. E questa è la storia del Parlamento della Seconda Repubblica, e ci sta. L'abbiamo capito, spero che lo abbiano capito anche però i cittadini che
ci ascoltano e che si faranno due conti su chi devono votare le prossime elezioni. Ma il punto fondamentale è che bisogna introdurre una proporzionalità. Non volete eliminare il canone RAI come noi continuiamo a chiedervi, ma perlomeno introducete un principio per cui chi più ha, più paga, e chi non ha, non deve pagare quella sconcezza, quella vergogna che si chiama RAI. Grazie.